Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Punto Motori. Quella di questa sera sarà l'ultima per quest'anno e quindi insieme a Sergio Rastelli, presidente del nuovo motoclub Renzo Pasolini, insieme a Fabrizio Santarelli, consigliere direttivo, e Francesco Prioli, pilota chiaramente del motoclub di Supersport 300, ci concentreremo sia sul CIV appena concluso, così come nel panorama mondiale dove sembra proprio che i nostri ragazzi romagnoli stiano portando a casa degli ottimi risultati. Io vi ricordo che ci trovate su Instagram all'hashtag icaro.sport e vi ricordo inoltre che su News Rimini nell'area sport potete votare per il concorso della mascherina più bella. Ora sigla pubblicità e noi ci rivediamo tra qualche secondo. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit effettua visite specialistiche di vario tipo ed esami diagnostici utilizzando apparecchiature mediche all'avanguardia sotto l'attenta osservazione dei migliori medici e specialisti. Con due risonanze magnetiche, di cui una ad alto campo particolarmente adatta per pazienti claustrofobici ed una TAC Total Body a basso dosaggio di radiazioni, sapremo darti un servizio ancora più completo e attento alle tue esigenze. Tutti gli esami e le visite sono eseguibili sia in forma privata che convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit. Lo trovi a Misano all'interno dell'autodromo Marco Simoncelli. Telefono 0541 61 10 95. Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Ed eccoci qui, allora, siccome noi siamo pronti a partire, io vi ricordo che se vi siete persi la puntata di questa sera o volete rivederla, la trovate in onda anche al canale 91 su Icaro TV domani sera alle ore 23 e che se anche voi volete essere protagonisti della nostra diretta lasciate qui sotto i vostri commenti. E ora chiamo insieme a me il presidente Sergio Rastelli, Fabrizio ciao Santarelli e Francesco Prioli. Ciao ragazzi, come state? Ciao a tutti. Buonasera. Ciao Silvia, ciao a tutti. Bene, allora, stasera siamo veramente in tanti, quindi cerchiamo di chiaramente non sovrastarci con le voci perché online è sempre un po' più difficile. Io vi ringrazio di essere in mia compagnia questa sera e penso che non ci sia modo più bello e migliore per partire se non facendo i complimenti e credo di parlare un po' a nome di tutti al nostro Marco Bezzecchi che nel GP d'Europa, insomma, ha fatto una garona sempre al comando senza mai mollare e si è portato a casa la sua seconda vittoria di quest'anno. Marco era stato nostro ospite proprio dopo la sua prima vittoria della stagione, quella in Austria. Allora Fabrizio, parto da te perché so che fremi per poter parlare di Marco chiaramente. Raccontami come hai visto Marco nel weekend. Io credo che quest'anno stiamo vivendo un anno veramente straordinario in Moto2. Lo stiamo vivendo con i protagonisti italiani e i due protagonisti principali riminesi. Per cui ovviamente un grande pensiero a Enea Bastianini che sta puntando al bersaglio grosso in testa, per cui c'è tanta, tanta possibilità di avere effettivamente questo fregiarsi, e vogliamo sempre essere un po' scaramantici, non dirlo, eccetera, eccetera, però questo fregiarsi, insomma, nella nostra città di Rimini. Esatto, insomma, ricordiamo anche che poi l'anno prossimo insieme a Marini farà il salto in MotoGP. E sicuramente questo ha messo il cuore in pace o comunque la tranquillità, diciamo, anche in quelli che sono i risultati, in quelle che sono le gare, eccetera. Sicuramente la tranquillità di un pilota è fondamentale perché gli fa rendere tantissimo in più. Quello che sta succedendo,
come dicevi tu, a Marco, a Bezzecchi, che si trova in una situazione molto gradevole, molto tranquilla, con un ottimo rapporto con i suoi compagni di team, con tutta l'organizzazione, eccetera, e stanno venendo fuori quei risultati ai quali lui aspira e deve ottenere, perché è veramente un grande campione. Lo ha dimostrato la gara di Valencia, dove è riuscito a portare al traguardo la vittoria, ma l'aveva dimostrato anche alla gara di Aragon, dove parlare di errore vuol dire, insomma, con questi ragazzi che continuamente sono sul filo del rasoio in ogni curva, insomma, un errore tragico nel quale non ci si deve cadere. Marco Bezzecchi oggi è sicuramente uno dei protagonisti, uno dei velocissimi della Moto2, una Moto2 che annovera dei piloti di un'esperienza decennale. Vedi il loro maggiore outsider, che è Sam Lowes, l'inglese, da campione, super forte, eccetera, eccetera, e i nostri ragazzi riminesi stanno battagliando in maniera molto importante, molto incisiva, con il gota dei piloti. Ricordiamo anche i trascorsi di Saint Flour in MotoGP, cioè stiamo parlando di piloti con grandissima esperienza. Marco e Nea sono lì, stanno giocando il bersaglio grosso. Ancora Marco può giocarsi il bersaglio grosso. Verissimo. Ecco, Sergio, chiedo da presidente, chiedo chiaramente due parole anche a te, che immagino sarai super orgoglioso di Marco e chiaramente come poi di tutti i tuoi ragazzi. Beh, è naturale che non posso essere che fiero di quanto stiano facendo. Devo dire però che abbiamo la consapevolezza di far crescere un vivaio di campioni, cioè noi li seguiamo fin da quando esordiscono con le mini moto, no? Poi qui abbiamo un altro campione, a me non piace chiamarli campioncini, e quindi poi parleremo anche con Francesco, insomma sono piloti che crescono, maturano e ci danno tantissime soddisfazioni e stanno dimostrando qualcosa di grande adesso, ma l'hanno già fatto anche negli anni precedenti. Ricordiamoci che Marco Bezzecchi ha lottato per il campionato mondiale di Moto3, ha vinto campionato italiano, e Enea Bastianini anche lui ha fatto tantissime vittorie, tantissimi grandi risultati, per cui per non parlare poi del palmarès, del curriculum che hanno fatto dalle mini moto, quindi nei primi momenti della loro carriera e così via. Quindi fiero, orgoglioso, ma consapevole che hanno delle grandissime potenzialità. Questo è sicuro. Francesco, spingono questi ragazzi, Chi è il tuo idolo? Mi dovessi dire un tuo idolo in MotoGP, Moto2, quello che... Allora, quello vabbè, che l'idolo di sempre è Valentino Rossi, che lo seguo da quando ero piccolo. Quello penso sia normale di quasi tutti i piloti italiani. Ormai Valentino è il punto di riferimento di noi piloti italiani, perlomeno per la maggior parte, penso. Che poi è stato super sfortunato, perché veramente questo weekend, dopo tre gare con zero punti causa Covid, insomma, si è trovato addirittura con qualche problema. Non gli è andata bene una, purtroppo, però sono sicuro che avrà modo di rifarsi prossimamente. Dimmi. No, dicevo, sappiamo che anche nei nostri ragazzi, specialmente in Bezzecchi, c'è l'impronta ovviamente di Valentino, che con la VR46 effettivamente ha svolto, sta svolgendo e svolgerà ancora un grandissimo lavoro. Diciamo che la parte del motoclub è quella di iniziare, specialmente come sapete, noi siamo sempre molto attivi con i baby, con i piccolissimi, eccetera, cerchiamo di fare un grande lavoro di base, e poi ovviamente quando diventano piloti professionisti hanno bisogno di strutture
diciamo ben diverse strutture, diciamo professionali, e qui la VR46 ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Insomma, con Marco io credo che abbiano ottenuto e stiano ottenendo e otterranno, perché ricordiamo che Marco Bezzecchi ha la riconferma per il prossimo anno, sarà compagno di squadra con Celestino Vietiramus, la riconferma in Moto2, per cui si aspetta un grandissimo 2021, ovviamente, insomma, con tutto quello che potrà succedere, speriamo che non succeda niente, che i calendari siano come nel 2019 alla vecchia maniera, insomma, eccetera, però abbiamo sicuramente una grande aspettativa, ecco, questo è il discorso. Marco, veramente, credo che sia in questo momento un pilota velocissimo e che abbia raggiunto un'ottima maturità. Ma noi, Silvia, abbiamo altro ancora in Moto2. Poi, se ma vuoi, infatti io avevo piacere chiaramente di farvi spendere del tempo, perché noi abbiamo nominato due nomi così, però insomma il Motoclub ne ha fin troppi. Dobbiamo pensare anche a Stefano Manzi in Moto2. Stefano Manzi che continua a fare dei risultati strepitosi con, diciamo, un mezzo che sicuramente non è performante, non è il massimo. Ovviamente questa MV Agusta è diciamo una scommessa un po', nel senso che hanno una strada tutta particolare, non si affidano al costruttore classico che è la Cales, come tutti quanti, per cui conservano sempre questo motore unico per tutti, Triumph 765 tre cilindri, però insomma la ciclistica è una ciclistica creata da loro, per cui è difficilissimo da soli riuscire a fare dei passi avanti. Ma Stefano è un lottatore, un grande lottatore, stringe i denti, anche domenica ha conquistato un punticino, insomma è sempre, quando c'è la possibilità magari di un diciamo di una pista insidiosa particolarmente difficile, ecco lì che tira fuori la sua zampata, aspettando il 2021, dove anche lui dovrebbe avere la possibilità di esprimersi ai massimi livelli con un team diciamo importante, quale il team Pons, dal quale è stato chiamato per il 2021, insomma. Per cui ecco, abbiamo sicuramente una serie di piloti che si susseguono in Moto2, che è, come dicevi tu, l'anticamera della MotoGP e il, diciamo, il trionfo che ha ottenuto Bastianini passando in Ducati e Sponsorama è sicuramente il massimo che un pilota si può attendere, insomma, ecco, via. Certo, questo sicuramente. Infatti a me piacerebbe fare tra un paio di minuti diciamo così anche una breve scaletta di tutti i ragazzi, perché poi chiaramente appartengono a tutte le categorie i ragazzi del Motoclub. Volevo fare una parentesi molto breve su questo moto mondiale molto particolare quest'anno. Particolare perché è iniziato in maniera un po' tumultuosa con il Covid, ma anche perché se tiriamo poi fuori le novità che sono arrivate proprio adesso, fresche fresche, insomma ce ne sono state diverse. Infatti vi leggo intanto un commento di Veniero che scrive: domenica siamo a Misano con i Motard, ti aspetto per una sfida, sei pronto? Va bene, molto raccomandato, ci vediamo lì. Ok, Veniero, Francesco c'è, ha detto che vi raggiunge, insomma. Dicevo, ne abbiamo ricevute davvero tante di notizie, soprattutto negli ultimi giorni. Sergio, ti volevo chiedere un commento sulla questione Iannone squalificato 4 anni con la sentenza del TAS. Credi sia, chiaramente si parla così, pur parlare, ovviamente dispiace, immagino, credi, dammi un commento su questa questione. Allora, è sempre delicato fare dei commenti o prendere delle posizioni quando stiamo parlando di doping, di antidoping e tutto è delicato perché c'è sempre il rischio di essere fraintesi. Io credo che in un'occasione di questo tipo probabilmente il pilota non è stato sufficientemente tutelato. Noi abbiamo moltissimi altri casi dove
in altri sport con casistiche analoghe, quindi lo stesso reagente è stato verificato, le stesse caratteristiche, somministrazione tramite cibo, che poi ci possa credere o meno il giudice sportivo, c'è stata sempre molta più indulgenza. Quindi io sono fondamentalmente molto molto negativo, non tanto sulla sentenza, che probabilmente in mancanza di prove potrebbe anche stare, però io credo che attribuire e assegnare 4 anni di squalifica a un pilota vuol dire determinare completamente la fine della carriera, vuol dire mettere la mano, usare la mano in maniera troppo pesante nei confronti della persona, del pilota, e quindi credo che senza entrare nel merito, è vero o non è vero, è stato così, credo che la giustizia sportiva sia stata veramente ingiusta in questo momento, proprio per attribuendo una sentenza così grave e così. Certo, sono d'accordo con te in questo. Un'altra delle questioni incerte ad adesso è quello di cui discutevamo anche prima di iniziare la puntata, quindi la possibilità o meno di correre a Portimão all'ultimo appuntamento. E poi Francesco, prima quando eravamo solo io e te, parlavamo anche del Dovi, che, sì. Che insomma sembra sia uscita la notizia che l'anno prossimo se lo prenderà un po' come anno sabbatico, diciamo così, che insomma ha destabilizzato un po' tutti. Tu cosa ne pensi di questo pilota? Allora, Dovizioso sicuramente è un pilota veloce, l'ha dimostrato, e secondo me sta continuando a dimostrarlo, perché anche nell'ultima gara ha girato forte. E purtroppo non sta riuscendo a portare i risultati, secondo me, che si meriterebbe. Anche perché da quello che ho sentito dire, Ducati non sta facendo tanto per metterlo a posto e per aiutarlo. Per me poteva essere un buon mondiale per lui, solo che purtroppo sono venuti fuori molti piloti giovani forti, vedi un Mir, un Quartararo, e che secondo me hanno destabilizzato un po' lui. Sì, assolutamente. Va bene, chiudiamo questa piccola parentesi moto mondiale. Fabrizio, noi prima giustamente ci siamo soffermati su Bezzecchi e Bastianini, però ci sono tanti, come dicevi anche tu prima, come hai nominato poi Manzi, ci sono tanti piloti nel motoclub. Mi viene da pensare un Matteo Ferrari che ha chiuso vice campione quest'anno, o Kevin Zannoni che dopo a Vallelunga, come parlavo prima con Francesco, dopo 3 giorni completamente da cancellare è riuscito alla fine a portarsi la vittoria del titolo italiano Moto3. Diamo uno sguardo, sguardo generale alla stagione per i ragazzi del motoclub, quindi magari partendo dal motomondiale fino al C. Parliamo di tutti i piloti riminesi e parliamo di un altro mondiale che è comunque non meno importante, quello Superbike, dove abbiamo Michael Ruber Rinaldi, che a questo punto, dopo la vittoria ottenuta quest'anno, dopo la competitività che effettivamente ha raggiunto, e l'abbiamo visto veramente, e lì siamo di nuovo nel gota effettivamente del motociclismo, anche se sono derivati di serie, abbiamo 6 volte campione del mondo Johnny Ray, che quando mai più ritroveremo un personaggio di questo calibro, insomma più tutta una serie di personaggi che già mutuati dalla MotoGP, tipo Scott Redding, eccetera, eccetera. E Michael, in questo momento, Rinaldi, è diventato pilota ufficiale della Ducati Panigale V4, diciamo al posto di Chas Davies, e qui devo dire, insomma, l'aspettativa e la pressione non sarà sicuramente poca, ma secondo me Rinaldi ha dimostrato di poter competere tranquillamente e di poter dominare questa pressione. Io credo che anche lì, insomma, siamo presenti con un pilota riminese di eccezionale, veramente, e in una condizione particolarmente competitiva quest'anno con la Ducati ufficiale, insomma, ecco. Lì vedremo sicuramente un bellissimo campionato,
chi magari ha la visione sulla MotoGP, che chiaramente è altisonante, eccetera, eccetera, provi a seguire un po' di gare di Superbike e si renderà conto che lo spettacolo è veramente eccezionale. È uno spettacolo fatto come quest'anno si vede in MotoGP, stranamente, e tutti stiamo apprezzando questa competitività, questi 8 vincitori diversi, dai, comunque secondo me è bellissimo, certo, eccetera. Come dicevamo anche, affrontavamo proprio questo discorso che hai appena iniziato tu anche nella puntata precedente, no? È venuto a meno il campione, il dominatore assoluto, e quindi si stanno veramente stanno uscendo tanti nomi, tanti vincitori, probabilmente anche per quello, insomma, è proprio per questo risulta un moto mondiale molto, molto strano. Esatto, e in Superbike, insomma, questo spettacolo è di tutte le domeniche, per cui invito tutti gli amici a guardare la Superbike e vedere, ripeto, un altro pilota riminese fortissimo che quest'anno ha ottenuto risultati meravigliosi e dal quale, ripeto, ci attendiamo molto, speriamo di non fargli tanta pressione, ma comunque Michael Rube Rinaldi credo che sia una bellissima realtà e che ci farà divertire molto, ci farà stare orgogliosi di essere riminesi. Poi hai citato ovviamente un'altra Coppa del Mondo dove i riminesi si sono distinti, anzi devo dire che hanno una parte predominante ed è quella delle moto silenziose, della Moto E. Il nostro Matteo Ferrari, trionfatore e campione della Coppa del Mondo FMI nel 2019, fino all'ultimo ha lottato per riuscire a ripetersi anche nel 2020. Sappiamo che ripetersi è sempre molto difficile, poi quando un po' la mala sorte ci mette lo zampino, sì, nella fattispecie di una conclusione di campionato a ottobre inoltrato a Le Mans, e ci siamo detti di tutto, perché a questo punto sappiamo bene quello che è successo, nel senso un asfalto viscidissimo, una situazione particolare. Ecco, con Mattia Casadei, che vediamo in questo momento, che è un altro dei protagonisti dei riminesi della Moto E, che purtroppo ha avuto questa scivolata al primo giro, bandiera rossa, tutti sono ripartiti. È sempre difficile ritrovare la condizione tecnica e ovviamente anche così di concentrazione, un piccolo errore e lì è sfumato purtroppo il secondo mondiale consecutivo, che sarebbe stato un traguardo sensazionale, eccezionale, e ad ogni modo ha conquistato il posto d'onore e credo che comunque la stagione ci abbia fatto apprezzare ulteriormente un Matteo Ferrari maturo, vorrei dire, un pilota pur giovanissimo, 23 anni, però di grande esperienza, in quanto si è cimentato un po' in tutte le categorie, dalla Superbike, che non ha disdegnato di svolgere alcune wildcard anche quest'anno con il team Barney, con motocorse, eccetera, in sostituzione, visto che non si può chiamare di wildcard perché quest'anno non c'erano, ma erano sostituzioni. È un pilota che proviene, dall'essere campione europeo nel lontano 2012 di Moto 3, lì ha militato e poi si è reinventato, per cui con la Superbike, con delle esperienze in endurance, è un pilota molto maturo che oggi potrebbe competere ad altissimo livello, come sta facendo in Moto 3 e in Moto E, e gli auguriamo di poter raggiungere anche altri traguardi in altre categorie. Vedremo un po' che cosa gli riserva il futuro. Mattia Casadei, anche lui, direi che nella Moto E, specialmente nelle ultime gare, si è dimostrato molto molto competitivo, ha colto dei bellissimi risultati e in un team importante anche lui, nel C58, come Matteo Ferrari, era Gresini Trentino Racing. Diciamo che anche lui è un pilota che ha avuto diverse esperienze dalla Moto3, dalla quale un po' sono partiti tutti, alla Supersport 600, eccetera,
anche lui in attesa di una definitiva collocazione, probabilmente, perché il campionato MotoE è bellissimo, però sappiamo che si svolge su poche gare, su pochi giri, e li lascia sempre un po' così vogliosi di correre di più, di avere più possibilità di esprimersi, e speriamo che riescano a farlo, insomma, ecco, certo, un po' l'augurio. Comunque, dando sicuramente l'importanza e diciamo la consapevolezza, il piacere che abbiamo avuto tutti nel vedere questo campionato, che così ci faceva un po' sorridere 2 anni fa, invece ci ha catalizzato l'attenzione, perché si è trattato di un campionato interessantissimo, spettacolare, che ha richiamato anche, vedasi il vincitore Ramon Torres, insomma, Jordi Torres, che è uno che viene già dalla Superbike, eccetera, insomma, un pilota affermato, eccetera, e Gerte stesso, che è venuto dal Mondiale Moto2, per cui, insomma, un campionato che ha sicuramente attirato campioni anche da altre categorie. Esatto, trasferiamoci ora nel CIV, spendiamo 2 parole almeno su Kevin, insomma. A questo punto abbiamo un protagonista assoluto esatto. Diciamo, infatti, dell'ultimo weekend di Vallelunga, ma sì, comunque un bellissimo protagonista della 300 Super Sport, una categoria che per me è bellissima, appassionantissima, perché sono chi non segue proprio da appassionato il nostro sport, sono quelli che sono in fila 20 piloti per tutta la gara e con delle differenze di decimi, se non di centesimi. Credo che anche Francesco abbia vinto per qualcosa come 40 millesimi, ho la sensazione di ricordare. Ecco, i distacchi sono sempre, insomma, risicatissimi, eccetera. E lui ha fatto, e adesso ci racconterà, un weekend fantastico, cogliendo una vittoria e un sesto posto, ma nella gara 2 avrebbe potuto vincere di nuovo, perché era in testa nei primi giri, era ancora più convinto rispetto al sabato. Purtroppo nella bagarre, ce lo racconterà, è stato atterrato. Esatto, infatti Francesco, lasciamo la parola a te, così ci racconti per bene del weekend di Vallelunga, anche di gara 2, come diceva Fabrizio, dove poi c'è stato il contatto. Partiamo quindi proprio da inizio weekend con le prove fino alle gare, quindi le sensazioni sulla moto e anche i problemi che poi immagino abbiate avuto col tempo, che insomma non è stato proprio amico in quei giorni. Infatti sì, partendo dal giovedì il meteo non era per niente buono, infatti ogni ora faceva uno scroscio d'acqua che bagnava tutta la pista, quindi i turni asciutti non ne abbiamo fatto neanche uno, abbiamo sempre girato con condizioni miste, quindi abbiamo avuto anche poca possibilità di mettere a punto bene l'assetto per un'eventuale gara asciutta. E io sinceramente non mi aspettavo di riuscire a essere così performante, perché comunque sia Vallelunga non è una pista su cui ho girato molto. E ci sono piloti che l'hanno vista più volte di me e non mi va neanche tantissimo a genio, però devo dire che col team abbiamo lavorato veramente molto bene e mi sono portato dalle prove libere del venerdì alle prime posizioni, stando in una 5 costante, e nelle crono sono riuscito a qualificarmi secondo, quindi partendo dalla seconda fila della 300 è un buon vantaggio, perché non devi stare lì a fare tutti i giri, ma sei già in una posizione abbastanza avanti. E in gara 1 sono partito bene, quindi sono stato col gruppo di testa per tutta la gara, è stata una gara combattitissima, e niente, sono riuscito a girare forte, facendo anche tanta bagarre con i diretti protagonisti della 300. Ho fatto l'ultimo giro alla morte e per fortuna sono riuscito a uscire bene dalla Roma e sono riuscito a portarmi sul traguardo in testa per soli 6 millesimi. Quindi lì ho capito di riuscire a poter fare veramente bene, mi ha dato la carica giusta per partire meglio anche in gara 2, che infatti sono partito bene già dai primi giri. Ti interrompo perché ti volevo chiedere invece alcune cose su gara 1, nel senso che ti ho visto
arrivare ai Cimini subito dopo la partenza, veramente indemoniato, eri in testa, per cui la convinzione c'era. E sì. Poi hai avuto, diciamo, un momento di tranquillità, chiamiamola, agonistica, nel senso che hai passato diciamo una metà gara cercando di rimanere abbastanza tranquillo, forse un po' conservativo, eccetera eccetera, sì. E poi esatto. Effettivamente negli ultimi giri sei ritornato di gran, diciamo, carriera, con grande volontà, lì nel proprio nel era il gruppetto da 6-7 piloti, prima erano 8, poi 7, insomma, eccetera eccetera, e poi a un certo punto comunque sei ritornato proprio nelle posizioni di testa. Questo mi fa capire anche che durante comunque le stagioni e anche in questa stagione, dove i tuoi risultati sono andati gradualmente sempre migliorando, parentesi forse di Imola a parte, insomma, ecco, magari ci racconterai anche quello, eccetera eccetera, però ecco, mi ha dato proprio la sensazione di una maturità, perché quando ci si comporta nell'arco, insomma, dei 12 giri di una gara di 300 Supersport in questa maniera, significa che così, insomma, la mentalità è quella giusta, hai diciamo soppesato la gara, mi sbaglio? Francesco, pensi di avere la mentalità giusta adesso? Allora, è difficile dirselo da soli, però anche da solo ho notato un netto miglioramento come approccio alle gare quest'anno, anche come strategia, diciamo. Infatti, come hai detto, ho fatto una metà gara sesta posizione a studiare gli altri da dietro per vedere le mosse, come si comportavano, per poi dare la zappata finale degli ultimi giri. E invece in gara 2 poi cosa è successo? E in gara 2 ho provato a fare il mio passo e ci stavo riuscendo, infatti avevo già anche fatto un piccolo gap con i miei diretti avversari, solo che purtroppo le gare della 300 si giocano prevalentemente in scia, quindi mi hanno ripreso, sono finito in mezzo alla gara, e Bastianelli al terzo giro, mi pare, ha fatto un'entrata su settimo, e era un'entrata pulita, corretta, solo che probabilmente settimo ha chiuso la curva come faceva di solito, solo che c'era Bastianelli all'interno, l'ha portato via l'anteriore. Io ero esterno che mi stava passando e quindi sono caduto anch'io. Poi ho ripreso la moto, l'ho rialzata, non ho fatto in tempo neanche a controllare i danni, perché lì nella folla non si sta neanche a pensare. Sono ripartito e ho chiuso, sono ripartito 29esimo, ho chiuso in sesta posizione facendo il giro veloce di gara, e volevo fare comunque i complimenti a Bastianelli, che ha fatto una bellissima stagione. Ecco, questo è un bel esempio di sportività. Sì. Sergio, Francesco, torneremo a parlare anche della tua stagione in maniera più dettagliata. Volevo aggiungere solo una cosa, perché io credo che si sia divertito da matti Francesco, perché come ha detto lui, 29esimo e arrivare sesto, ovviamente 5 o 6, 7 o 8 nella 300 si perdono per la strada, cadono eccetera, però credo che abbia fatto qualcosa come 15 sorpassi e la cosa ti fa divertire da matti. Insomma, non è bello. Pensare che la potevi aver vinta, perché nella realtà ti vedevo molto più convinto e molto più performante di gara 1, per cui mi sembrava una passeggiata, ma purtroppo in 300 le passeggiate non esistono, perché come dici tu, la scia ti riporta in un attimo nel mucchio, eccetera. Però insomma, credo che poi dopo tu ti sia divertito tantissimo a fare questo recupero che ha del fenomenale, perché ecco, il gruppetto che si è giocato la vittoria era di 5, lui è arrivato sesto, cioè significa che praticamente ha recuperato tutti gli altri ed era arrivato dietro, e probabilmente piano piano arrivava anche quel gruppetto lì, ci volevano troppi giri forse. Ci voleva qualche giro in più, Francesco, in gara 2. Esatto. Presidente, torno da lei perché insomma, il nuovo motoclub Renzo Pasolini è uno dei più dinamici che noi abbiamo in Italia, questo senza dubbio. E
il settore giovanile è uno dei punti di forza del motoclub, e poi ragazzi come Francesco ne sono la testimonianza. Quindi le chiedo quanto è importante nel motoclub avere un settore giovanile solido e forte. Beh, allora, innanzitutto credo che questa sia, come si dice, adesso si usano dei termini anglofoni, no? La mission del motoclub. Cioè noi lavoriamo perché e siamo appassionatissimi, tutti i consiglieri, tutti i soci del motoclub siamo persone che sono fondamentalmente votate al mondo del motociclismo e crediamo fortemente che il nostro primo compito sia proprio quello di accompagnare gli esordienti, i ragazzini, i bambini, a diventare dei campioni, a diventare dei piloti. Ma dobbiamo farlo con una tantissima cautela, dobbiamo farlo rispettando i tempi di crescita, dobbiamo farlo cercando di far venire la voglia di correre, il divertimento a correre a questi ragazzi, a questi bambini. Il rispetto delle regole, tutta la parte etica è estremamente importante. Noi due settimane fa, abbiamo fatto la gara di minimoto al Misanino, l'ultima gara che è stata realizzata, che poi alla fine ha concluso anche il trofeo Simoncelli, perché la gara che doveva essere la prossima settimana è stata purtroppo annullata in accordo con la federazione e con i promotori del trofeo Simoncelli, tra cui facciamo parte, fa parte anche il nostro motoclub, è stata annullata, quindi di fatto è stata l'ultima gara della stagione, ed è stata una gara dove hanno partecipato quasi 100 piloti, gran parte dei quali sono tutti piloti ragazzini, giovanissimi, i primi passi, i primi avviamenti anche alla minimoto. Quindi il motoclub, al di là del fatto che continua a seguire con estrema passione i nostri ragazzi che crescono, i campioni italiani, i piloti che vanno sul mondiale, poi Fabrizio prima si è interrotto su alcune categorie, abbiamo anche una Moto3 che rappresentativa dei nostri piloti, abbiamo un Tony Arbolino che ancora in lista per la Moto3, ricordo che Tony è il nostro pilota, un pilota che porta i colori del nuovo motoclub Renzo Pasolini e che ha già una sella per il 2021 in Moto2, quindi insomma sono tante grandi soddisfazioni che il motoclub si toglie, si sta togliendo e che poi alla fine ci portano anche quel rispetto che abbiamo a livello nazionale ed internazionale, perché io qualche anno fa giriamo per il mondo a seguire il moto mondiale, qualche anno fa eravamo a Laguna Seca, allora ci hanno fermato facendoci riconoscere con i nostri loghi nelle camicie così, e ci conoscono in tutto il mondo, quindi quelle sono grandissime soddisfazioni, perché sono un attestato non a Rastelli, a Santarini, non sono attestati all'individuo ma al motoclub che rappresentiamo e a tutto il lavoro che io e i colleghi stiamo cercando di fare ormai da molti, molti, da alcuni decenni, da molti lustri. Sergio ha introdotto la Moto3, Silvia, e giustamente ha ricordato Tony Arbolino, ovviamente Niccolò Antonelli, il quale è un grande, grandissimo protagonista della Moto3, anche se a volte non riesce a trovare diciamo quella continuità, sì. Anche lui, come tutti questi ragazzi, bisognoso di un ambiente favorevole, di un ambiente che li faccia sentire tranquilli, certo. E da quella tranquillità poi arrivano i grandi risultati, ecco. Però lo conosciamo Niccolò come un velocissimo pilota con delle vittorie clamorose e credo che anche il prossimo anno gli auguro di tornare protagonista come magari negli ultimi Gran Premi di quest'anno non è riuscito a trovare quella quella voglia di essere là in prima linea eccetera eccetera, ma credo che con il team Avintia troverà di nuovo gli stimoli giusti, perché a volte bisogna anche cambiare per trovare gli stimoli giusti, ecco, per cui sicuro. Ricordiamo anche Niccolò, grande protagonista della Moto3, il motoclub Pasolini effettivamente è presente in tutte le categorie, ricordo anche il buon Marco Melandri che
apprezzo e ammiro per la decisione che quest'anno, dopo una carriera ormai lunghissima, e diciamo riprovando ancora a trovare quegli stimoli che purtroppo si è accorta a metà stagione che non riusciva a trovare, e la sua onestà, diciamo, di appendere definitivamente, credo che questa volta sia proprio così, definitivamente il casco al chiodo, insomma, ecco, anche Melandri è stato pilota del nostro certo, Moto Club, diciamolo ormai, credo pensionato, insomma, ecco via. Ecco, Francesco, ho piacere di tornare ancora un attimino sulla tua stagione questa volta, quindi in un'ottica più generale. Quindi raccontaci un pochino com'è andata insomma la stagione in generale, anche sottolineando che quest'anno poi avete delle Kawasaki, quindi avete corso con le Kawasaki, quindi quella che è stata poi la transizione dalla Yamaha alla Kawasaki, e chiaramente spendendo due parole sul team, sul gradare a corse, perché immagino tu ne abbia piacere, insomma. Sì, sicuramente è stato il mio primo team dal 2016 che mi accompagna sempre fornendomi una moto al top, e quest'anno abbiamo deciso di passare a Kawasaki perché abbiamo visto che negli altri anni in Supersport 300 erano più competitive rispetto a Yamaha. Solo che col fatto del Covid è stato un po' ritardato tutto, quindi gli sviluppi sugli scarichi e queste cose qui, quindi non è stato un'inizio stagione brillante, anche perché trovando nuove cose abbiamo avuto qualche problema, però comunque sia ci siamo ripresi bene, già da Imola siamo riusciti a portarci a casa delle belle soddisfazioni. Io della mia stagione sono contento perché comunque sì, ho sempre dato il massimo, e il team mi ha sempre incoraggiato, mi è sempre stato dietro e mi ha sempre cercato di aiutare nel migliore dei modi, riuscendoci. E in special modo il mio meccanico di Sinuccia, che ormai più che un meccanico mio amico, anche la Tiraferri, che è dal 2017 che mi segue, che l'avevamo preso in stage dalla scuola di Rimini, è sempre stato molto bravo e professionale, quindi è dal 2017 che è con noi. Ecco, hai fatto bene a spendere due parole, Francesco. Ma gli chiederei anche, Silvia, un po' di quello che è stata la sua carriera in generale, nel senso far capire agli amici che si ascoltano anche da dove viene. So che ha cominciato attorno ai 10-11 anni anche lui con la minimoto, per cui ecco, cosa gli ha dato anche la minimoto, che è una, diciamo, un argomento del quale noi siamo particolarmente sensibili e favorevoli, e così sentire anche da lui effettivamente quali sono i plus che il gareggiare nelle minimoto ti può dare poi nelle cilindrate superiori, e credo che sia molto interessante ascoltarlo. Certo, Francesco, vai. Ho iniziato a 11 anni con la minimoto, che è partito tutto per divertimento. E alla promozione della quinta elementare ho chiesto a mio papà la prima minimoto. E me l'ha presa, era una Polini. Era partito tutto per gioco, era solo un divertimento, quindi per due anni è stato così, finché non mi hanno proposto di fare le mie prime gare. Quindi mi sono iscritto al campionato regionale WISP, ho chiuso secondo, e dopo non è che pensavo di continuare a fare le gare e cose così. Mi sono preso un inverno così di allenamenti con la minimoto, poi un giorno mi hanno proposto di fare la Supersport 300 nel 2016, che era una categoria nuova. Sì. Era una categoria nuova che ancora allora si chiamava Sport Production 4 tempi, quindi dalle minimoto sono passato direttamente sulla 300, imparando a mettere marce e tutte le varie cose che comportano una moto a marce, ma comunque sia la minimoto mi ha dato dei grandi insegnamenti, come percorrenza in curva, staccate e non avere paura del contatto fisico tra piloti, quindi la minimoto senza dubbio ha fatto
foto sul dovere, una bella base. Dal 2016 al 2018 sono sempre rimasto in Supersport 300 con Yamaha. Nel 2019 ho voluto approdare in Moto 3 perché è sempre stato il mio sogno, era un dente che volevo togliermi. Non è stata una bellissima stagione perché purtroppo ero un po' penalizzato dal peso, che 70 kg su una Moto 3 si fanno sentire, e poi anche dall'altezza, che sono un po' troppo grandicello per la Moto 3, non ci sto bene sopra. E sì, quindi ho deciso di ritornare in Supersport 300, sempre con il team della corsa, e con Kawasaki per loro. E tutto questo però grazie alla mia famiglia che mi sostiene sempre, agli sponsor che fanno un lavoro incredibile per mantenermi attivo nelle corse. Certo, hai fatto bene a puntualizzarlo, perché tanto, insomma, senza... sappiamo tutti benissimo che portare avanti una carriera del genere, insomma, comporta una bella spesa. Io vorrei dare la parola al presidente per poter spendere qualche minuto sulle varie collaborazioni del motoclub e i progetti futuri, e poi le vorrei chiedere in particolare cosa ne pensa della rinomina del presidente FIM Giovanni Coppioli. Partirei dall'ultima domanda. Sì. La rielezione di Giovanni è stata fatta quest'anno in maniera un pochino inusuale, ovviamente dovuta al Covid. Certo. La nomina e l'elezione doveva svolgersi al centro congressi di Riccione, alla congressi di Riccione, eravamo già tutti invitati, tutti pronti, se non che l'evolversi di questa situazione costretto la federazione a ricorrere alle votazioni online, piattaforma che è stata attivata in maniera impeccabile, e le elezioni sono state svolte appunto, io ho votato dal Misanino mentre stavamo organizzando la gara di minimoto, durante lo svolgimento di gara di minimoto, quindi è stata un'esperienza veramente veramente carina. Devo dire che Giovanni è stato eletto con quote molto molto importanti, parliamo del 95-96%, quindi ha avuto dei risultati, un plebiscito totale, ma l'aspetto secondo me altrettanto importante è che è stato assecondato anche nella scelta della sua squadra, quindi tutti i consiglieri federali, tutto il suo staff è stato confermato ed è stato votato ed eletto, assecondando quindi il suo desiderio, il suo desiderato e la sua selezione. Questo è un attestato importante, vuol dire che i motoclub, vuol dire che i piloti, vuol dire che tutti gli addetti al lavoro, che i lavori che sono elettori di fatto, sono stati gli elettori, hanno segnalato il fatto, hanno confermato il fatto che Giovanni Coppioli abbia fatto un lavoro straordinario nell'ultimo quadriennio. Dal mio punto di vista trovo encomiabile il riavvicinamento che ha fatto nei confronti dei motoclub. Rispetto alla presidenza precedente, dovevamo notare uno scollamento della presidenza della federazione, dell'organizzazione della Federazione Motociclistica Italiana dalle basi, dai motoclub, dai territori, dai rappresentanti dei piloti. Ecco, c'è stata un'inversione di tendenza, un coinvolgimento molto importante nei nostri confronti, dei nostri in termini globali di motore. Cito il fatto, per esempio, tra le collaborazioni, e qui mi ricollego alle altre domande che mi hai posto, cito il fatto che grazie a questa, diciamo, inversione di tendenza, il motoclub ha ripreso a collaborare, ad operare in pista assieme alla federazione, collaborando negli ultimi 3 anni sia alle gare di campionato italiano velocità in Autodromo di Misano, in una delle due gare, sia della Coppa Italia che si è disputata a Misano. Potrebbe tornato protagonista in organizzazione di gare, ovviamente tutto quello che è relativo più all'interfaccia e allo staffing dell'organizzazione, che non agli aspetti, diciamo, di organizzazione tecnica e sportiva, dove c'è uno staff tutto importante della federazione personale, in piedi con le stesse. Poi tra le altre collaborazioni, quindi Tito viene pensando, la federazione ha ristabilito, ha rivalutato le capacità che il motoclub poteva esprimere, e
quindi nel 2019 abbiamo, nel 2020 abbiamo collaborato con la federazione anche in una gara di Civ Junior che si è realizzata a Ortona, dove il motoclub è in trasferta. Abbiamo collaborato con FMI per l'organizzazione della campionato italiano Civ Junior, e anche qui un grandissimo successo dato dal connubio alla federazione che interpreta il motociclismo in modo nuovo, e i motoclub che sono in grado di reagire per il territorio. Altre collaborazioni importanti, ovviamente tutto, e qui parliamo di storia, io Simoncelli di Minimoto, dove siamo organizzatori di gare, facciamo parte dello staff dei produttori, e ovviamente abbiamo un numero di iscritti importante anche in termini di piloti, i nostri piloti, e quindi grandissimo successo per quanto riguarda l'avviamento allo sport, tenendo presente che Teo Simoncelli contribuisce anche come campionato interregionale, per cui diciamo che in occasione del trofeo Simoncelli vengono segnati punteggi anche per le gare di campionati internazionali, quindi classifiche congiunte. Come dicevo prima, purtroppo abbiamo dovuto accorciare di una gara perché le condizioni di sicurezza non ci consentivano di concludere con l'ultima gara che dovrebbe essere weekend, per cui la federazione ha già assegnato i punteggi ed è stato assegnato, sono già state assegnate. Collaborazioni importanti anche in altri ambiti, collaborazioni importanti nei confronti di uno dei protagonisti mondiali, internazionali del motociclismo, che è Marco Simoncelli. Misano World Circuit è di fatto nella rappresentanza del suo direttore Andrea Albani, ma come organismo uno degli organismi più importanti a livello internazionale. Si è distinto in occasione delle due gare del mondiale che si sono disputate qua. La prima gara c'è buona affluenza di pubblico, senza un mese di cultura, quindi capacità di gestione. Presidente, scusi, io la sto sentendo, in questo momento non la sento bene, voi la sentite bene? No. Sì, si sente un po' a tratti così. Ok. Provo. Così come va? Purtroppo la linea... Meglio, così va. Provo a continuare? Prego, prego. Sì. Ok, quindi stavo dicendo, collaborazioni importanti con l'autodromo e collaborazioni importanti con le istituzioni. Continuiamo a lavorare... il motoclub è molto presente sul territorio, devo ringraziare il comune di Rimini, devo ringraziare tutto lo staff del sindaco, perché anche in occasione della MotoGP abbiamo collaborato quest'anno con opere molto diciamo meno impegnative rispetto a quello che abbiamo fatto negli anni passati, ma organizzando dei talk show, organizzando delle presentazioni, quindi mantenendo sempre nel cuore dei riminesi viva la presenza del motoclub Renzo Pasolini, viva la presenza del motociclismo, del motorsport in generale. Quindi diciamo che il 2020 particolarmente delicato, particolarmente critico, però all'interno di questa annata ci siamo posti tante soddisfazioni. Tutti gli obiettivi che ci eravamo dati dal punto di vista organizzativo per il 2020, noi eravamo partiti con l'idea di celebrare alcuni nostri concittadini, no? Quindi partendo dalla visione onirica del motociclismo dato da Federico Fellini, il quale si celebrano i 100 anni, abbiamo dovuto metterli un attimino in frigorifero, ma non è escluso che nel 2021 si ripresentino magari degli spot di questi progetti con sempre qualcosa di attivo, perché le menti sono sempre pesanti, cerchiamo sempre di portare avanti qualcosa di nuovo. Segnalo un altro aspetto, abbiamo avuto nel 2020 un incremento di iscritti, il Motoclub Pasolini ha superato i 200 iscritti, oltre ad avere 44 licenziati, quindi 44 piloti, abbiamo anche 200 tesserati soci del Motoclub, quindi tanta soddisfazione per quanto mi riguarda anche da questo punto di vista. Bene, bene, questo è importante. Allora, Quindi ancora qualche istante, ti chiederei magari di concludere la carrellata sportiva dei nostri. Fammi una carrellata di nomi, però.
Esatto, allora dobbiamo, parlando di CIV, ricordare la grande conquista del campionato di Kevin Zannoni, campionato di Moto 3, che si è concluso in maniera rocambolesca all'ultima curva dell'ultima gara del campionato, dove negli ultimi 400 metri, credo che dalla Roma al traguardo ci siano quella distanza lì, dico bene Francesco, negli ultimi 400 metri, ecco, ha conquistato il titolo italiano. Un titolo sofferto, che era partito con plurivittorie nei primi, diciamo, nelle prime gare, e poi così una serie di incertezze che avevano un pochettino, insomma, portato a questa difficoltà. Però grande soddisfazione di tutto il motoclub, che è grande amico di Kevin Zannoni, e di nuovo il titolo ritorna a lui e al Gresini Junior Team, certo, in Moto3. Poi volevo ovviamente ricordare, d'altra parte, anche chi non è più giovanissimo, ma ancora compete in maniera molto incisiva, il nostro Massimo Roccoli, perché ormai devo dire che alla carriera di pilota si affianca quella di istruttore, certo, istruttore federale e di neonato team manager con il team Rockendea, che insieme, sì, a Alex De Angelis hanno voluto formare per anche qui far crescere giovani piloti e dare, insomma, il loro supporto di chiamiamoli piloti esperti, non anziani, certo, esperti. Certo. E poi concluderei brevemente con ricordando anche la conquista del titolo italiano della 600 Supersport da parte di Bernardi, che anche se non è riminese, è sammarinese, però lo abbiamo avuto come pilota, e in ogni caso è stato nel team GAS, che oggi diciamo ha parzialmente ridotto l'attività, eccetera, con la Bike Service, che è un'istituzione anche del, diciamo, del motociclismo riminese, e anche questo credo che sia un titolo importante anche per come è stato ottenuto, cioè un dominio assoluto che ci fa sperare che Bernardi in futuro possa accedere anche a uno scenario mondiale. Vedremo se della 600 Supersport o di quale altra categoria. Certo, è vero, infatti le speranze sono proprio queste. Allora, noi siamo arrivate al termine della nostra puntata. Io, Francesco, ti leggo un messaggio di Damiano che nominavamo proprio prima parlando fuori onda, che ti scrive: bravo Paco, bella stagione, complimenti a te e al team Gradara Corse. Grazie mille, fa molto piacere ricevere questi messaggi, soprattutto da Damiano, perché lo reputo veramente una persona molto competente, mi fa veramente molto piacere, grazie mille. Ecco. Bene, allora Francesca, innanzitutto io ti faccio un in bocca al lupo per la prossima stagione, che chiaramente facciamo un po' fatica a parlare di progetti futuri perché ancora le idee chiare non le hai neanche tu, quindi evitiamo piuttosto che tirarla, ecco. Io ringrazio il presidente Sergio Rastelli, ringrazio te Fabrizio che sei sempre ottimo con la tua presenza. Faccio i miei complimenti al Motoclub, presidente, perché è una realtà, come diceva lei prima, molto viva nel territorio e che porta quel qualcosa in più al motociclismo romagnolo e italiano. Io vi ringrazio di essere stati con me questa sera, ringrazio voi che ci avete guardato da casa. Questa è l'ultima puntata di quest'anno. Io spero di aver contribuito anche solo in minima parte a svelare e portare quelle che sono le realtà del nostro motociclismo italiano e in particolare quello del nostro territorio. Speriamo di vederci l'anno prossimo magari in studio per agevolare poi chiaramente le nostre chiacchierate. Io vi ringrazio di essere stati con me questa sera. Vi auguro una buona serata e un in bocca al lupo a te Francesco e al Motoclub per il prossimo anno. Grazie, buona serata. Buona serata.